Una zampata al 40° della ripresa del massese purosangue Fabio Maccabruni, classe 97, alla prima rete in carriera, attribuisce i meritati 3 punti alla massese impegnata sul terreno del Sivori di Sestri Levante nell'11° di campionato e le permette di rosicchiare 2 punti alla capolista Gavorrano, fermata sul pari a Montecatini, salendo a quota 20, appaiata alla Lavagnese vittoriosa con la Fezzanese, 2 punti sotto i Minerari capolista. La massese doveva rinunciare all'infortunato Lessa Loco, ma rientrava dalla doppia squalifica il suo metronomo Guerci. Maccabruni, dall'esterna di destra della domenica precedente, veniva dirottato al centro con il rientro di Indiaie, a dritta dietro dall'inizio. Mazzanti si accomodava in panchina. Il mister dei Liguri Dagnino, alla terza sulla panchina dei Corsari, schierava tutti e 3 gli ultimi acquisti. Acquaro, Orlandi e l'ultimo arrivato, l'espertissimo portiere brasiliano Caio Gobbo Secco, 61 presenze tra Serie B e Serie C. In una giornata mite ed assolata, la massese in maglia verde fa la partita, ma fatica a rendersi pericolosa. È nella ripresa che i bianconeri profondono lo sforzo maggiore e già al primo Barsotti dalla distanza a sinistra impegnava Gobbo Secco in una difficilissima deviazione in angolo. Al quinto era Morini a provare d'esterno destro da fuori, ma il portierone brasiliano è reattivo. Un minuto dopo gli stessi protagonisti, Re Morini e Gobbo, con Vignali che non assesta il tap-in vincente. Al nono Gavocci gira centralmente un passaggio di Vignali, con Gobbo ben piazzato. Al 14° ancora Re Morini, calcia da posizione defilatissima a destra, ma il portiere respinge sopra la traversa. Un giro di lancette e ci prova Biasci da sinistra, ma il suo destro sorvola di poco la traversa. I locali si affacciano sporadicamente nella metà campo avversaria. Al 16° Dotto appoggia un piatto destro tra le braccia di Barsottini. Al 21° è Di Vito a assaggiare i riflessi di Gobbo Secco. Al 29° Biasci da destra mette in mezzo per Gavocci, che viene contrato al tiro di destro, bloccato poi dall'estremo difensore dei Liguri. Al 31° esce Gavocci, sostituito da Meite, che al 36° va vicinissimo alla rete. Prima con un tocco sporco che supera Gobbo Secco, ma viene respinto sulla linea da pane. E poi, sulla prosecuzione dell'azione, con un colpo di tacco da sottomisura, ancora respinto in angolo dal portiere ex Crotone. Al 39° Checchi sfiora l'autorete, spedendo sopra la sua traversa una punizione battuta da destra. Al 40° arriva il gol dalla battuta del 10° angolo ad 1. Dopo la prima respinta, il sinistro radente di Vignali. Ancora una respinta e l'irruzione liberatoria di Maccabruni che vale la vittoria. Al 43° c'è l'espulsione per proteste di Boisfer dalla panchina. E dalla fine i grandi festeggiamenti della squadra con i tifosi. Domenica prossima al Degli Oliveti arriva la Ghivizzano Borgo Ammozzano, squadra ultima in classifica.